ormai Red McPaul sta tentando di riattivare il camino per cuocere le salsicce nello zaino. Vediamo. La star del web. Welcome, bienvenue, willkommen, Parco delle Foreste Casentinesi. Via, partiamo. Buongiorno a tutte le piadine randagie sparse per il mondo. Dove siamo finiti oggi? Oggi intanto è sabato 7 ottobre, lo voglio dire perché non so quando verrà editato questo video. Giornata uggiosa, abbiamo parcheggiato sopra Corniolo, nei pressi di... per questo giro ad anello, in una giornata che al momento sembra non riservarci acqua, ha piovuto abbastanza nei giorni passati. Vediamo se riusciamo a incontrare il cervo, ma temo che come nei 15 anni precedenti sarà un'attesa vana, ma noi andiamo avanti, via! Ed eccoci qua al momento castagna. Tre addirittura, vedi? Guarda, trovato. Tra l'altro ho letto che in questo sentiero vige il divieto di raccolta castagne. In descrizione troverete gli indirizzi dei tre soggetti. Scherzo ovviamente, è una battuta perché non vorrei che qualcuno poi commentasse in maniera negativa. Castagna. Allora, oggi dopo la Via delle Idee è rientrata Doretta in gruppo con molto piacere da parte di tutti e ha fatto una sorpresa. Al forno di Santa Sofia ha preso un toscano. Ci sono degli aromi che escono da questo zaino. I bookmakers... Cosa non fa la forza della mente? Hai visto? Addirittura gli aromi. Però i bookmakers davano porchetta 1 a 5, quindi... Noi ti ringraziamo anticipatamente per questo bellissimo gesto e ti vogliamo ancora più bene. Torniamo sulla retta via dopo che Ale ci ha fatto sbagliare strada, nonostante io avessi insistito più volte ripetutamente. Sento degli insulti che ovviamente verranno tagliati in sede di montaggio. E dopo 2000 anni cercheremo anche noi di camminare sull'acqua. Qui c'è uno strano ponte, cioè l'acqua gli passa sopra. Qua c'è qualche pesciolino che viaggia alla velocità della luce, pazzesco. Ale, se cadi facciamo un sacco di visualizzazioni, lo sai, vero? Che codardo che sei. Dai, non mi sono neanche bagnato io. Ma che ponte strano, eh? No, qual è, come si va? In pratica, te ne... E anche oggi acqua. Che bello. Adoretta, dovevi provare, Ale, una bella esperienza anche tu, no? Sotto la pioggia. Siamo usciti dal bosco sotto questa leggera pioggerella che definirei più che altro fastidiosa e speriamo, il mio obiettivo era in questi pascoli di poter quantomeno sentire qualche bramito, ma zero spaccato. Il cervo ha chiuso la stagione dell'amore, probabilmente. Ed eccolo qua, Into the Wild. No, Doretta, che delusione, non anche è cascato. Questa volta è andato. È andato, nel senso che è rimasto in piedi. Peccato. Che bello. Stiamo cercando un posto un po' al riparo dove effettuare il coffee break. E si va di baiocchi. Questi sono belli. Grazie. Vedere questo? Ho dimenticato il cassetto.
sembriamo veramente, scusate se la bocca è piena, ma al bancone di un bar. Peccato che manchi l'oste, ma noi abbiamo Ale. Ci va a bere. C'è chi sostiene di sentire il faro del porto di Rimini. Bella giornata autunnale, abbiamo appena visto tre caprioli che sono romanticamente scomparsi dentro la nebbia. Adesso seguiamo il sentiero 301 che in poco più di un'ora ci porterà al passo della Bracina. Però odore di porchetta niente. Non so voi compagni di viaggio, ma mi sembra un paesaggio già visto. Nebbia, pioggia. Entità. Gente asociale. Come diciamo noi in Romagna, niente. Il meteo aveva promesso da metà mattina, non dico il sole, ma lievi aperture, ma il gobbo di Notre Dame qui davanti si dice di fatto che sta spiovviginando. E noi continuiamo a camminare in un bosco che comunque è sempre molto affascinante. Bellissimo panorama. Ragazzi, dalla vostra faccia mi sembra di capire che non vi fidiate di me. Ma quante volte ci siamo mai persi? Non si fidano del loro presidente. E non capisco perché, peraltro. Sentiero degli Alpini. Adesso non dico che si vede qualcosa, ma si vede il carro attrezzi che sta portando via la nostra macchina, bene. Stiamo arrivando al passo della Bracina, vedo il cartello lì sotto, premi il cuore. E venne il giusto momento della pausa pranzo, ovviamente Ale con Paolo e Doretta davanti, perché se si scherza si scherza, ma quando è ora di mangiare, questi due non ce n'è per nessuno. Lasciamo la strada asfaltata e prendiamo questo taglio nel bosco. Abbiamo preferito così piuttosto che farci 4 km su asfalto. Qui c'è ancora il civico 71 di Corniolo. C'è nessuno? Ragazzi, ufficiale, ci siamo persi. Vedo MacPaul tornare indietro, non so. Allora, la nostra situazione è questa. Il paesino lì di sotto è a portata di mano. Ma non riusciamo ad arrivarci perché abbiamo sbagliato strada, quindi adesso stiamo valutando di costeggiare questa rete che ci farà risalire fin lassù, sperando di poi prendere la strada asfaltata che fa il giro in mezzo al bosco per tornare giù. È l'unica soluzione anche visto il tempo. Sembrava così facile, Doretta, hai visto? Sembrava un giretto facile facile. Sbagliando strada siamo arrivati in un punto panoramico fantastico. Siamo di fatto sopra la strada. Io adesso qui avrei un salto di circa 30 metri, ma ho deciso che non lo farò, per cui seguirò i miei compagni che tagliano. Più basso possibile, che ci arrivate bene. Niente, ad un certo punto siamo sbucati lì sopra. Però fortunatamente c'era la discesina comoda. Ragazzi, mezz'ora dopo vi ripongo lo stesso quesito. Stradella o sentiero?
Ciao Rigas. Ed eccoci qua, stiamo giungendo alla fine di questo trekking, alla fine di 17 km, perché siamo in grado di complicarci la vita da soli. È stato un bel giro, non abbiamo sentito nessun bramito, tantomeno abbiamo visto cervi, ma nonostante una leggera pioggerella che ci ha accompagnato per tutte le 5 ore, direi un'ottima giornata. Ciao e alla prossima!